Ciao ragazzi! Ciao! Allora, perché sei qua vicino a me? Dobbiamo fare un bellissimo video insieme. Lea, ma veramente? Ricordati sì. Che io non taglio. E grazie a Dio non tagli, chi vorrebbe mai tagliare questo bel faccino? Comunque, vi voglio bene. Anche noi. Prima bene. Sofia ci ha sponsorizzate Eclissa, è sul tuo turno. Allora ragazze, tutte voi che state guardando questo video, loro non l'ammettono a noi. L'abbiamo ammesso. Ah, l'avete ammesso. Oh, sì. Hanno fatto coming out, sono emozionata. Comunque, shippateli pure voi perché... Non vedete? Due testoline compatibili, che carine. Comunque, un bacio a tutti quanti. Ciao, bella. Non guardarla. No. Scoprirete questo sul suo video che vi lascio qui sotto. Sì. E in questo, invece, scoprirete... le mie ossessioni e qualche sua ossessione e le nostre ossessioni messe insieme. Ed è il confessione di una fidanzata di una youtuber. Quindi io sono youtuber, lei è un'altra youtuber, io sono fidanzata, lei è l'altra fidanzata. Quindi sono così felice di avere Clio vicino a me. Io sono super felice, finalmente. E incominciamo con le domande che ho preso da una youtuber che mi sta sulle palle, però vabbè, queste cose non si dice chi, dopo te lo spoilerò. Ok. Che spoiler, dopo te lo dico. Prima domanda. Vai. Partecipi attivamente alla realizzazione dei miei video? Non quando li registri, perché ovviamente viviamo dove viviamo, quindi non vicino. Ciao! Ciao! Ecco, okay. Ciao. Devo andare a filmare video con Muriel, se non mi ci. Bene, buttati. Ciao, bella. Ciao ragazzi. Ciao. Il canale è? Mio. Ciao canale di Gianluca. Cosa che succedono? Allora, quindi non attivamente, nel senso che quando lei lo sta registrando io non posso essere lì ovviamente, però comunque le do consigli, le dico magari sì, secondo me hai avuto una bella idea, no? Quindi comunque cerco di essere qui. È lo stesso. È lo stesso per me. E beh, tu l'hai detto, logico che lo stesso. No, tu per me. Cosa pensi del fatto che la tua ragazza faccia video su YouTube? Sono felicissima di questa cosa perché è il motivo per cui ci siamo conosciute, quindi... Sì, perché io l'ho stalkerata per prima. No, io ancora prima ero tipo, wow, Gianluca è la mia youtuber preferita, adesso invece siamo qui che ci conosciamo, che siamo insieme, quindi... Che bello, veramente, sembra un sogno. Quanto tempo ci metto a prepararmi per un video? Beh, dipende, quando li fai, cioè, normale, così di solito tu non ci metti troppo per il trucco, perché alla fine sei molto semplice, invece magari sì, invece, voglio essere super... Invece la Cleo, no, entra nella sua cabina armadio, esce dopo 3 ore, si mette davanti al video, fa 80 facce e poi forse possiamo partire. Cosa ti infastidisce durante la registrazione? Di te, mentre registri? Beh, in realtà magari ogni tanto se tu riuscissi a tagliare qualche pezzettino sarebbe... Me lo dice anche la Vale. Vedi, qualcosina magari da tagliare, cioè mi piace questa originalità che appunto non tagli. Mi contraddistingue. Sì, no? Esatto, però magari due tagli... No, però sai cosa, una volta nel video di MTV me l'aveva montato la Vale, il video di MTV, no? Appunto si vede che è montato. Una ragazza su Ask mi ha scritto che non voleva che montavo video perché non sembravo più io. È vero, ormai è suo segno. Sì, te lo giuro, ero tipo vale, fai così, fai così. Invece la Clio per me la infastidiscono i gatti quando registro i video, perché dopo fa quelle facce strane che ne perdurano durante. Meno male che non ci sono gatti in casa mia, così almeno non starnutisco. Come reagisci quando sbaglio? No, tu. Come reagisci quando io sbaglio durante i video? Allora, a me fa ridere perché siccome non taglia video, si può vedere magari se sbaglio un attimo, si riprende subito. A me fa ridere quelle parti perché sono naturali, cioè ridere in modo positivo, perché mi piace vedere che uno non taglia le parti e fa vedere tutto di sé. Io invece, citando la Cleo, una frase che ha detto nel video precedente, non so se la monta o meno, voglio dire... Nessuno è perfetto. Tranne lei. Io ovviamente sono. Tranne me, diceva. Anche Sofia è perfetta. Che bella ragazza che è Sofia. Ovviamente che qua ci abbiamo video da registrare. Come dire, lei non sa ancora la mia filosofia. No, inconsapevole di quello che le succederà. Perché Sofia è la mia girl crush dopo di me. Ricordiamocelo. Cambieresti qualcosa del mio canale? Me. Non uscire dal mio canale. No, sinceramente no, a me piacciono appunto, come ho detto, l'originalità che non... Io metterei delle luci sul mio canale.
Sì, vabbè, magari ne devo comprare la qualità una. Del video, nel senso con le luci. Ne devo comprare una. Il contenuto c'è. Invece a me piace il video. Chi cavolo è? A me piace Cleo, cioè tutto di quello che fa nei video. Grazie. Sì, perché ha la sua voce da video che è uguale alla voce che ha nella realtà, quindi non è una voce da video e mi piace. Veramente molto originale. Poi anche il video che ha fatto sullo sponsor, non sembrava un video sponsor, ma i collabor. No, io chiamo collabor invece, le chiamo outfit. Sì, no, perché mi ha detto fai un video outfit, allora è una brava. Appunto mi ha consigliato indirettamente come abbinare un kimono. Come reagisco quando ricevo brutti commenti? Di solito non è che ti soffermi tanto, magari, cioè un po' dici te ne freghi, perché alla fine, anche visto che fai da tanto tempo, cioè sei da tanto tempo su YouTube, ormai sei abituata che ogni tanto arriva qualcuno, poi nei video lo dici, anche se mi scrivete, che se ne frega, quindi comunque secondo me è giusto fare così. Invece la Cleo ci rimane male, cioè al primo commento se la prende proprio sul personale, no? Ma soprattutto poi dopo, su Ask, cioè mi dà fastidio anche se non dovrebbe darmi fastidio. Però dopo capisce che lei è migliore e perfetta rispetto agli altri. Poi lei quindi mi consola, sì, quindi grazie. Anche la Camilla la consola indirettamente, mi dice Gialissa, di' alla Cleo che è una bambolina. È vero, dolcissima Camilla. Creo molto disordine per fare i video. E allora, quando si vede l'inquadratura sembra tutto abbastanza, poi dietro non si sa. Dietro meglio non sapere. No, Cleo invece secondo me è organizzata, quindi il suo disordine è organizzato. Sì, quando faccio i video sì, nella vita di tutti i giorni un po' meno. Segui altri canali simili al mio? Beh, youtubers tipo quelle che ci sono qui ora in questa casa. Le interferenze che abbiamo avuto. Loro sì, sicuramente, cioè sono abbastanza tutte dello stesso genere, però ognuna si contraddistingue per cioè, la qualità. Ognuna la sua qualità. Esatto. Per quanto riguarda i video, sono più pignola facilona? Allora, facilona, te lo ammetto. Beh, facilona per il fatto che magari non lo vuoi perfettissimo, tutto montato, tutto bellissimo, impostata. Però facilona in un modo positivo, sì, non tipo, brutti che fanno schifo. Sì, perché già prima lei libertini sono facilona. Libertini e facilona. Cosa pensi quando qualcuno mi riconosce per strada? Allora, quando l'esperienza che abbiamo avuto è stata soprattutto all'incontro e ci conoscevamo tutti e due, però è carino, è bello perché hanno incominciato a shipparci. Esatto. Inconsciamente ci hanno e magari ci abbracciavamo così loro ci facevano le foto, sì, che noi ci abbracciavamo, infatti noi abbiamo la foto di noi che ci abbracciamo fatta dalle ragazze che erano lì e che ci grazie. Che ce l'abbiamo come immagine di WhatsApp. Di WhatsApp. L'ultima domanda. Sono ossessionata dai social. Instagram per le foto, YouTube, vabbè, sì, YouTube. Sì. Beh, no, siamo tutte e due ossessionate dai social. Abbastanza, direi, perché poi quando ci vediamo selfie. Adesso invece sono qui e voglio un monologo di Cleo sul mio canale e Cleo mi chiuderà il video. Ah, quindi grazie. Adesso pronta perché vado? Sì. Allora, sono qui sul canale di Gialissa, che bello. Allora, era da tanto tempo che lo volevo fare, quindi che bello, ora finalmente sono sul suo canale. Anzi, dopo la nostra collaborazione che abbiamo fatto ognuna dalla propria casa, adesso finalmente siamo insieme. Spero che il video vi sia piaciuto, sia quello che abbiamo fatto. Devi dare il bacetto alla fine. Va bene, dopo lo do. Allora, spero che vi sia piaciuto questo video e anche quello che abbiamo fatto sul mio canale, quindi qui sotto c'è il link. E ovviamente seguite Gialissa su tutti i suoi social network perché lei vive di ciò. spero che ci supportiate con l'hashtag Clissa, mi raccomando, hashtag Clissa. Vi mando un bacino enorme. Ciao ciao!